Bentornati sul mio canale. Oggi vediamo 5-ish serie che davvero funzionano e che ti cambiano la pelle in tutte le fasce prezzo e per le varie esigenze. Mi avete chiesto di proseguire con questa categoria nei top 5, quindi eccoci qui. Allora, partiamo dalla pelle sensibile. Un siero secondo me eccezionale è l'Avocado Ceramide Recovery Serum di Glow Recipe. Questo contiene allantoina, ceramidi, latte di riso, ma la base è acqua, glicerina, olio di avocado, e infatti ha un juiciness bellissimo. Questo l'ho trovato super efficace anche sui rossori. Poi abbiamo niacinamide, tutte le forme di ceramidi conosciute, allantoina, bisabololo, zenzero, curcuma, quindi tutti attivi anche lenitivi, disarrossanti, barrier repair. Poi abbiamo il tripeptide 8, che è un super, tra l'altro, desensibilizzante. Abbiamo le proteine idrolizzate del grano, che hanno invece un bellissimo effetto tensore, e tantissimi estratti vari, tra cui anche antiossidanti come il raspberry. Abbiamo il melone, che è un super antiossidante anche lui. È un prodotto non profumato e davvero, loro dicono proprio barrier recovery e redness relief. Non potrei essere più d'accordo, questo prodotto mi piace tantissimo. Ma se non volete spendere, cercate un'alternativa low cost. Un prodotto secondo me eccezionale è questo qua di Essence, della linea Hello Good Stuff, ed è lo Skin Repair Serum naturale al 98% con ceramidi e avena. Anche questo è lattiginoso, anche questo è morbido, scorrevole, è proprio quella sensazione replenishing che a me piace molto. La base è acqua, glicerina, capril trigliceride, quindi vedete che ha una base molto simile. E poi abbiamo anche qua ceramidi, vitamina E, appunto avena, carité, quindi la quota lipidica. Questo è profumato ma pochissimo, veramente pochissimo. No siliconi, no PEG, no parabeni, no oli minerali e via discorrendo. Questa è un'ottima alternativa se cercate un prodotto low cost. Poi, un prodotto di cui vi ho parlato di recente, questo mi piace tantissimo per l'effetto replumping juicy. Oh, questo è l'Elemis Pro Collagen Rose Micro Serum Plumping Hydration Serum. Ha queste perle in microsospensione, quindi diciamo la nuova frontiera del bifasico. Sulla pelle si scioglie, non sentite la quota gelificata, ma anzi vi dà proprio questo comfort replumping. Mi piace da morire, ve ne ho già parlato di tutti questi in realtà. Allora, 72 ore di idratazione con 7000 micro droplets di rosa, quindi parliamo anche di un prodotto idratante, lenitivo, anti-age, eccetera eccetera. All'interno che cosa abbiamo qui? A base acqua, glicerina, caprel trigliceride, a noi piacciono molto. Poi abbiamo schiuma di prato, karité, vari oli. Abbiamo la padina pavonica, che è un po' un estratto tipico della Maison Elemis, aminoacidi del collagene, probiotici, vitamina E e via discorrendo. Stupendo, meraviglioso, unica cosa, ha un profumo forte di rosa, quindi se vi dà fastidio io vi avviso. Però è proprio un siero secondo me che ha durante l'utilizzo è proprio bello, è proprio un bel prodotto. A proposito, poi andando avanti, allora, cosa fai, assistente? Andando avanti, ovviamente non potevo non inserire il Molecular Anti-Aging Serum Viso di Labcare. Ragazzi, questo è... Oh, è uno, ve lo dissi, dei sieri che secondo me hanno un prima e un dopo più visibile da subito che abbia mai utilizzato. Questo dà una luce al viso che è impressionante, sembra che ti abbiano puntato un faro in viso. A livello formula, resveratrolo fermentato, super antiossidante, super schiarente, stimola la produzione endogena di collagene, previene anche la degradazione del collagene presente nella pelle, astaxantina, super antiossidante, super super illuminante. La astaxantina è forse, se parliamo di effetti illuminante, quello che secondo me è più illuminante come principio attivo. Tocotrienoli, sapete che ci sono i tocoferoli e i tocotrienoli, alfa beta gamma delta, alfa beta gamma delta. Parliamo di forme di vitamina E, antiossidante e idratante. Abbiamo l'acido poliglutammico, super idratante, trattiene tantissima acqua all'interno della pelle con un effetto replumping che si unisce ai 5 pesi di ialuronico, quindi ialuronico più poliglutammico.
e poi abbiamo la liquirizia per sori. Questo è un siero antiossidante, a me piace moltissimo utilizzarlo la mattina, quindi contro i danni da stress ossidativo, ma in più uniformante, super illuminante. Questo è un prodotto con un premium dopo straordinario. Ma a proposito di Love Care, volevo ridare un po' d'amore a un prodotto buonissimo che è il VEG Retinol OEA. Questo prodotto è da un po' che non ne parliamo e mi dispiace, tra l'altro l'ho rimesso in uso proprio l'altro giorno, abbinato al mio cicamide, che continua a far fuori cicamide come se piovesse. Comunque il VEG Retinol, per essere un siero, ha un richness, una morbidezza, un'idratazione stupenda, e a differenza di retinolo e derivati, il bakuchiol è un attivo retinol-like non fotosensibilizzante, quindi si può usare anche in estate. E qui ne abbiamo il 2%, ragazzi, il 2% è una percentuale molto alta e molto attiva di bakuchiol. Stavo guardando poi che cosa vi volevo dire. Abbiamo anche la Bidens Pilosa, che è l'altro estratto più famoso retinol like, quindi li abbiamo entrambi all'interno della formula. Poi è tanto all'1%, che è un'altra percentuale molto alta. Poi abbiamo il palmitoil tripeptide 5, il Syntax Complex, che è un complesso polipeptidico con tripeptide e tetrapeptide, super anti-age. Parliamo di collagene, lift e replumping. Poi abbiamo niacinamide, uniformità del colorito, grana della pelle anche. Abbiamo ialuronico a bassissimo, basso e medio peso molecolare, l'ascorbil palmitate, quindi la vitamina C. Questo è stupendo. Tra l'altro è uno dei prodotti di Love Care che piace di più a voi, proprio come prima e dopo, che dite quando lo uso proprio mi cambia la pelle. Sulla grana della pelle, ma inteso non tanto come poi, quanto proprio sull'effetto smooth della ruga e della grana della pelle, questo è un prodotto straordinario. E ad esempio molecole al mattino, VEG Retinol alla sera, è una routine perfetta. Poi questo prodotto ve ne ho parlato qualche mese fa, io lo adoro, Kate Somerville. Questo è il Kateceutical Super Cell Rejuvenation Serum. Molto particolare l'applicazione, perché sfruttano il principio attivo ma anche l'aspetto reshaping nell'applicazione stessa, perché ha un rullo e volendo voi potete proprio andare a fare l'effetto reshaping e sollevamento mentre lo applicate, poi ovviamente lo massaggiate con le mani, basta metterlo in on e erogare il prodotto. Io poi questo lo pulisco semplicemente con una velina. Ora, questo innanzitutto è un prodotto che è stato studiato anche after clinic or at home invasive treatment, come microneedling, esfoliazioni chimiche, peeling chimici e via discorrendo, proprio perché ha un'azione oltre che super anti-age anche estremamente riparatrice proprio della pelle. Formula, c'è il vegan super cell stem cell complex, un complesso appunto di cellule staminali vegane ovviamente. La base è glicerina, squalane, peptidi incredibili, tra cui gli SH polypeptide con un'azione collagen like incredibile veramente, e l'SH polypeptide 47, l'oligopeptide 2, il polypeptide 76, l'oligopeptide 1. Cioè, è una formula mondiale, pullulan effetto tensore, che tra l'altro viene aiutato anche proprio dalla tecnica applicativa. Bisabolo e zenzero lenitivi, che vanno anche a compensare la formula super super attiva, perché c'è una lista di peptidi e di oligopeptidi incredibile qua all'interno, e mi piace da 1 a 10 tipo un milione. Aspettate che devo sistemare una cosa. Questo è un prodotto veramente eccezionale, a mio avviso. Come non potevo non inserire in questo video questo siero di Vus. Ora, è la stagione giusta? Non tanto. Vi consiglio di reinserirlo da fine settembre. E questo è il Multimolecular Hyaluronic Retinal Serum. C'è il retinal allo 0.05, che è già una percentuale super attiva, ma ben tollerata anche dalle pelli sensibili, anche se consiglio sempre un patch test ed abituare la pelle. Ad esempio è ottimo iniziare per la pelle con un retinol like e poi abituarla al retinolo, questa è un'opzione più che fattibile. Dunque, qui abbiamo poi il bakuchiol all'1%, quindi hanno unito il bakuchiol ai retinali appunto, 7 forme di ialuronico, un complesso da 8 peptidi, ceramidi ed estratto di calendula. Ora, io questo lo utilizzavo quest'inverno più che altro, finché non è uscito il sole prepotente. Io semplicemente schivo proprio questa parte qua perché ho la cuprose, anche se leggevo una ricerca che parlava dei risultati sulla cuprose, parlava anche dei retinali, ma ancora c'è dibattito, non si sa bene la percentuale,
Quindi, ok, questo è il colore super smoothing, bellissimo nelle zone dei rughi, delle rughe e dei pori. Mi piace moltissimo. Bellissima texture, complesso, super attivo. Prodotto stupendo. Ma vorrei ridire giusto due parole al volo su un prodotto low cost, e tra l'altro vi consiglio la combo lui con la sua crema di cui abbiamo parlato in un video di recente. Mamma che caldo, capelli sciolti, cosa mi ha avuto in mente? Troppo caldo. L'altro giorno su Instagram vi ho chiesto: ma qualcuno di voi riesce a tenere i capelli sciolti questo caldo? Comunque, è il Revolution Collagen Boosting Serum. Dunque, questo prodotto contiene vegan collagen, cellule staminali da oliva e tremella. E qui all'interno abbiamo la base acqua, glicerina, caporil, trigliceride, ci piace molto. Anche se questo è super liquido, super gelificato, super leggero. Poi abbiamo squalane, super setificante, appunto, vitamina E acetata, tremella, trattiene fino a 500 volte il suo peso in acqua, super plumping, estratti idrolizzati, vitamina E, calcio gluconato, gluconolactone, che è un polidrassiaceo delicatissimo, pullula in effetto tensore. Questo è un ottimo siero anti-age low cost, o personalmente lo apprezzo anche molto come booster, perché ha una formula che si presta molto ad essere stratificata anche sotto ad altri prodotti, a mio avviso. Il video sarebbe finito, ma non ce li becchiamo due extra? Sì. Allora, a parte che di questo vi volevo leggere una roba che ho letto prima, che ho trovato super interessante. Aspettate, adesso ve lo dico. Due bottiglie Alvaron. E leggevo proprio... è qua. Allora, questo è un siero spray con una nanotecnologia di micronizzazione. Ok? Ma adesso vi spiego cosa dicono sul sito, perché leggevo prima, molto interessante. Allora... e dunque usano, questi sono attivi, ingredienti attivi compressi con la nanotecnologia, che ha la capacità di penetrare molto di più all'interno di una pelle, della pelle di una molecola a grandezza normale. E dunque è stato testato anche, i risultati sono stati testati clinicamente con 8 settimane di utilizzo, e è un prodotto molto interessante. Questo qua è l'Ultra Pure Solution Hyaluron and Collagen Facial Nano Spray, e può sembrare una mist, ma è un tipo proprio di erogazione molto diverso da quello a cui sono abituata di solito. E anche d'estate, se non tollerate niente sulla pelle, questo addirittura si può spruzzare anche sul trucco volendo. Ma la cosa molto interessante di questo prodotto è proprio la tecnologia applicata, la penetrabilità e la micronizzazione della molecola, no? Super interessante, super 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 interessante. E poi vabbè, no, dopo non ne parlo più, ma lo sapete, Face Gym Active Collagen Active Blast. All'interno trovate le perle di vegan collagen che vengono attivate dall'Hydrobond Serum a base di ialuronico e niacinamide, e queste sono perle concentrate di un collagene brevettato, un SH polipeptide, che è un attivo collagen-like, stessa forma, cioè uguale al collagene ma non collagene, quindi con la capacità di stimolare nuovo collagene, a differenza del collagene per uso topico, su una base ialuronico, pullula in effetto tensore e trealosio che trattiene l'acqua, che viene poi attivato dal siero. Ve ne ho parlato 4 trilioni di volte, lo amo, è un trattamento intensivo, viene venduto in trattamento da 7 giorni o da 28 giorni, uno dei più bei trattamenti che abbia mai fatto come intensive, super appiccicoso, ma quando ci vai su con la crema, ciao! E ultimo, ma non per importanza, che volevo inserire come extra, è sicuramente questo gioiellino di Dior. Questo è il Capture Total Yalu Shot Wrinkle Corrector. Mi ricordo quando è uscito, girava la pubblicità di Dior che diceva che all'interno contiene l'equivalente di un filler iniettabile, ma non è un filler, è per uso topico, però c'è tantissimo ialuronico all'interno, con un applicatore d'acciaio super preciso ruga per ruga. Io questo lo metto di solito dopo il siero, prima della crema, o anche a volte come primo step, dipende. Super replumping, super levigante. Se cercate un'alternativa low cost, il Gero Vital, di cui vi parlo sempre, ce l'ho qua, no? Ottimo, ma questo mi piace tantissimo per la mappatura di tutte le rughe e del perioculare. Qui all'interno abbiamo estratti vari, varie forme di ialuronico, adenosine, pullula in effetto tensore, jojoba idrolizzato, probiotici, abbiamo l'acetile hexapeptide 8 argillerina, che è un peptide botox-like che tende proprio la ruga, e via discorrendo. Bellissimo, bellissimo prodotto. Loro lo consigliano
prima del siero. Io a volte lo uso anche dopo il siero, ma non facciamoci caso. Questo è il wrinkle corrector, che si può usare anche per tutta la mappatura delle rughe del perioculare e del perilabiale. Per me questo prodotto è eccezionale, una delle più belle uscite skincare Dior degli ultimi anni, a mio avviso. E quindi, insomma, come intensive meritava di essere in questo video. Niente, fatemi sapere nei commenti quali sono, qual è il vostro siero d'eccellenza. Quando mi dite, Giulia, quando uso quello vedo un prima e un dopo, mi fa veramente la differenza, mi piace tantissimo. Fatemelo sapere, che mi piace sempre avere le vostre opinioni e magari scoprire qualcosa di nuovo, così lo provo anch'io. Se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, mi raccomando, pollice in su, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video e fatemi sapere nei commenti qual sarebbe la prossima categoria top 5 che vorreste, che vi piacerebbe vedere. Vi mando un bacio gigante. Buona serata!